Si prevede un'adesione massiccia da parte delle farmacie della provincia di Lucca alla campagna di screening gratuita sugli studenti, approvata pochi giorni fa dalla regione toscana in accordo con Federpharma e CISPEL. Tamponi antigenici rapidi, rivolti su base volontaria a scolari e studenti fino ai 18 anni di qualsiasi scuola, agli studenti universitari, al personale scolastico, ma anche ai genitori dei ragazzi e ad altri familiari conviventi. Da Lucca alla Versilia, alle zone montane, le farmacie si stanno organizzando per offrire quel servizio al quale da mesi si erano candidate. Nei prossimi giorni sarà pubblicato dalla Regione l'elenco delle farmacie aderenti. Vi vedo che c'è una bella risposta, una buona adesione. Mi auguro che sul territorio siamo quasi tutti, insomma, se non tutti, buona parte. E ovviamente anche loro hanno bisogno di strutturarsi. I pochi che erano partiti nella fase privatistica, insomma, da febbraio, si erano già strutturati magari con delle cose all'esterno, avevano messo in pratica tutte le buone norme di sicurezza, anche per tutelare i dipendenti, ovviamente si trovavano a un lavoro nuovo. E immagino che in breve tempo i colleghi che non lo avevano fatto si approvvigioneranno di tutto questo materiale. E questo secondo me è un bel successo. È un riconoscimento alla categoria, ai farmacisti, che la trova di essere sempre presenti sul territorio fin dall'inizio della pandemia. In questi giorni molte farmacie sono state inondate di telefonate o di visite di utenti, ma bisogna ancora attendere qualche giorno per partire con i tamponi. Volevo quantomeno raccomandarvi, perché i cittadini non si prestino a telefonare alle farmacie, perché in questo momento sinceramente non nessuno è in grado di erogare questo servizio. E riteniamo che nell'arco di una settimana, 10 giorni, sarà possibile farlo. I tempi tecnici, ci ritorno a dirlo, saranno brevi. La Regione dovrà strutturarsi per distribuire un materiale, visto che il progetto è rivolto a una popolazione molto ampia, in quantità importanti, che mi presumo ci vorrà una settimana almeno, 10 giorni, perché tutto sia messo a posto.